attualmente viviamo una situazione costituzionale caratterizzata da uno svuotamento del Parlamento, determinato in gran parte dal tipo di legge elettorale che abbiamo, che ha spostato il potere di scelta dei parlamentari dai cittadini alle oligarchie dei partiti, più di partiti. Con un meccanismo di questo tipo, il Parlamento non rappresenta più i cittadini e i cittadini non si sentono rappresentati dai parlamentari. Con un dato delicato che è questo: quando il parlamentare ha un collegio per legge, ha una forza con la quale può contrastare anche i punti di comando del suo partito, del suo governo, se ne ha una maggioranza. Se non ha questo, poi non ha questo oggi, e lui deve la sua presenza in Parlamento non al consenso dei cittadini, ma al consenso dei gruppi dirigenti del suo partito, non ha la forza proposta. È il meccanismo che, tra l'altro, come dire, si verifica un po' un'inversione rispetto al sistema della fiducia, nel senso che chi vince le elezioni è il capo di una coalizione che ha scelto i parlamentari. E quindi sono i parlamentari di maggioranza che godono la fiducia del capo, non è il capo del governo che gode la fiducia della maggioranza del parlamento, è un meccanismo un po' a rovescio. In questo sta un forte svuotamento del meccanismo parlamentare. Allora, oggi il problema è come mettere ordine nel sistema costituzionale, perché abbiamo un sistema costituzionale completamente squilibrato, e il rischio è di avere tra un po', l'ha già detto qualcuno peraltro, l'ha detto il vicepresidente dei senatori del PDL Quagliariello, cioè, no, che il problema non è quello di fare riforme, bisogna ratificare quello che c'è. Cioè, se volete, la grande differenza tra l'impostazione del centrodestra e quella del centrosinistra è questa: il centrodestra bisogna fare la riforma contro la Costituzione, diciamo, bisogna riformare gli aspetti che meno funzionano oggi secondo i principi della Costituzione. Questo è la divaricazione. Io credo che la situazione oggi è una situazione particolarmente grave, particolarmente corrosiva di valori di fondo del sistema costituzionale, e per questo noi poniamo, come anche altri, principalmente due questioni. Primo, cambiare la legge elettorale, come dato senza le quali, guardate, tutti questi discorsi che facciamo. Secondo, andare ad una forma di governo parlamentare più disciplinato di quanto non sia attualmente, con poteri necessari per il governo perché possa governare, poteri necessari al Parlamento. Io credo che non tutto il centrodestra intenda fare la riforma costituzionale, perché non è bisogno, anzi, se si fa la riforma vengono frenate alcune tendenze in corso. Il tema della riforma della Costituzione, se si trascina per così tanti anni senza riuscire ad afferrare il bandolo della riforma e arrivare a conclusioni, non ha che un solo risultato: delegittimare la Costituzione che c'è. E i tanti comportamenti costituzionalmente, diciamo così, allegri a cui abbiamo assistito in questi anni, forse si spiegano perché il richiamo alla legittimità costituzionale ha perso la sua forza. Oggi dire che un certo provvedimento è incostituzionale fa al massimo imbarcare le sopracciglia di qualcuno, si dice vabbè, andiamo avanti lo stesso. Le costituzioni si fanno e si rifanno quando il sistema politico è sano. Noi possiamo pensare di riformare la Costituzione in un assetto materiale in cui la corruzione non è mai stata così diffusa, altro che dire che si tratta di piccoli incidenti, mele marce. No, ma poi lo sappiamo, non c'è concorso pubblico in cui non si sappia prima quali sono gli esiti, non c'è appalto in cui non ci si venga a dire che l'appalto è già stato assegnato a priori. La corruzione è diffusa a livello che tocca la vita quotidiana, la vita dei professionisti, la vita dell'università, perfino la vita dei magistrati. Pensare di fare una riforma da parte di coloro che su questo assetto corrotto vivono e prosperano, ma la prospettiva ovvia è che la riforma costituzionale non farà altro che razionalizzare e codificare questo sistema. Mi rivolgo a Luciano, anche tenendo in considerazione questo testo così completo, così ampio, che ha il titolo Prepariamo i giorni migliori per l'Italia, che è il documento approvato dall'Assemblea Nazionale del Partito Democratico.